Per impostare i dati di targa del motore, accediamo al menu Avvio semplice premendo il tasto OK. Impostiamo ora la potenza nominale del motore indicata sulla targhetta, in questo caso 0,09 kW. Premiamo OK per confermare. Impostiamo la tensione nominale del motore, in questo caso 220 V. Premiamo sempre OK per confermare. Impostiamo ora la corrente nominale del motore. In questo caso 1,15 ampere. Impostiamo il numero di giri del motore, che nel nostro caso è 1310. Premiamo OK per confermare. Impostiamo ora la corrente termica del motore, che serve appunto per la protezione termica. Lo impostiamo al valore di targa, quindi 1,15 ampere. Premiamo sempre OK per confermare. Impostati i dati di targa del motore, ci assicuriamo prima di effettuare l'autotuning che il motore sia collegato e freddo. Nell'autotuning consiste in un'immissione di corrente continua nel motore, il che può provocare danni a persone o cose. Andiamo nella voce regolazione fine e clicchiamo su Applica autotuning. Leggiamo attentamente il warning e una volta compreso clicchiamo OK per eseguire l'autotuning. Lo stato autotuning passerà su autotuning fatto e l'autotuning sarà stato eseguito correttamente.